Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati nella serie della Failcraft. Anna, siamo pronti, siamo gasati. Lì c'è anche Strecatto che si sta divertendo con la nuova ascia che gli ho fatto prendere nello scorso episodio. Ma scherzi, ma è fighissima. A me mi vesti da troll, a lui gli dà le asce. Anna, tu non hai capito niente, perché anche per te Ogilion ha pensato a tutto e ti sta per creare l'armatura dei tuoi sogni. Ma nel frattempo guarda quanto sono belle queste due spade che ho raccolto la scorsa volta. Ma sono bellissime! E visto che questo oggetto ti piacerà sicuramente tanto, guarda com'è bello questo cannone, te lo regalo pure, così già hai qualcosa di figo. Davvero? Mi vuoi dare quest'arma a me? Sì, con Stregatto abbiamo lavorato, abbiamo fatto un dungeon, dentro c'erano un sacco di queste cose e ora te la do a te. Adesso però c'è la parte più bella. Grazie, mio Dio, che carica la tua speranza, Anna, perché oggi abbiamo tante cose da fare. Ma cos'è una di queste quello? È trasmutare i lingotti di Mana Steel in Elementium, che è il materiale con cui io andrò a creare la tua armatura. L'armatura più forte addirittura di quella che indosso io in questo momento. Tu che... sei ancora sicuro di volermi donare una cosa del genere? Assolutamente sì, Anna, ne sono certo di questa cosa. Allora, buttiamo un lingotto e vediamo se ci viene ributtato indietro. Sì, dovrebbe venire ributtato indietro dopo un poco di tempo. E io, già che ci sono, gliene butto anche più, perché così almeno, ecco, vedi? Li ho visti! Li ho visti anch'io. Due lingotti di Elementium. Noi ne buttiamo ancora, perché di questi lingotti ne abbiamo bisogno di tanti. Non posso rivelarti chi ci sia al di là di questo portale che ci concede questi scambi vantaggiosi. Ma tu sei entrato? Hai visto cosa c'è al di là? Io so che cosa c'è al di là, ma è una cosa che al momento, adesso, non posso proprio rivelare. Quindi dovrai rimanere con il dubbio e tutti voi a casa dovrete rimanere con il dubbio per il momento. Sono curiosa, sono curiosissima. Ci serve io. Ancora qualcosa. Purtroppo a un lingotto di Mana Steel non corrisponde un lingotto di Elementium, ma lo scambio è leggermente meno vantaggioso. Quindi ho il sospetto che ci servirà da raccogliere ancora qualche altro lingotto di Mana Steel. Non c'è problema, se posso aiutarti qualunque cosa. Cioè, non è che io scrocco armature senza fare niente, eh? Non lo metto in dubbio, Annina, non lo metto in dubbio. Questi lingotti per il momento rimangono nelle mie tasche. E adesso andiamo a fare la cosa che tutti nei commenti ci avete chiesto più di ogni altra. Indovina qual è, Anna, quale potrà essere la cosa più richiesta? Fammi indovinare, aprire un nuovo vault? Brava, aprire un nuovo dungeon per salvare altri dei nostri amici. E in particolare chiedono a gran voce Chico e Alex. Sono veramente tanto richiesti, anche Mario e Stefano, in memoria dei tempi andati. Guarda quello come continua a sgabbiare e divertirsi con quelle asce. Ma ne ha due? Sì, e io ho due spade e lui ha due asce. Siamo stati molto bravi insieme. Ma io ho una colonna. Allora, per aprire il prossimo vault, le richieste iniziano a essere più dispendiose. Le prime erano facili, adesso inizia a essere tutto un pelo più difficile. Allora, in realtà io vedo che c'è solo una cosa che effettivamente è complicata, che è il teschio di Wither Skeleton. Vero, 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 vero. La cobblestone infatti non è niente di difficile. Poi... i diamanti li dovresti trovare qua, se non sbaglio. No, non è vero, li ho spostati, li ho messi di qua insieme alle altre gemme. Però guarda, se tu mi sposti le cose io non sono mica contento. Ma guarda quante gemme abbiamo adesso. Abbiamo tante gemme, ma io non sono contento se mi sposti le cose. Mi fa arrabbiare che mi sposta le cose. Vabbè, non sono il contento. Il prezzo sume va tenuto bene. Ecco qui, altri completati. Poi che altro? Il bambù? Non li abbiamo. E non abbiamo nemmeno le Wither Skeleton School. Ne abbiamo soltanto una e ce ne serve un'altra. Allora adesso si parte. Si va direttamente a cercare questi due oggetti. Ma nel frattempo io ti ricordo che abbiamo una missione secondaria. Noi dobbiamo contrastare gli dei Velara, Idona, Thanos e Wendar, perché a quanto ho letto stanno corrompendo i nostri amici, come anche l'abbiamo hanno corrotto anche visto te. Ti ricordi quel mostro che mi assomigliava tantissimo? Esattamente, esattamente. E stanno corrompendo anche gli altri. Ora, per trovare gli altri lingotti che ci servono dobbiamo trovare... sto guardando che noi abbiamo 3 punti skill point che non abbiamo ancora speso. Questi vanno spesi. Il problema è che vanno scelti saggiamente le cose da sbloccare. Allora io decido di sbloccarmi il secondo livello del dash, che ti consiglio anche a te perché ti permette di volare. Lo faccio subito. Se hai un'elitra, ovviamente, tu al momento l'elitra non ce l'hai. Ma sarà il prossimo punto all'ordine del giorno di recuperartene una. Che bello! Abbiamo un sacco di cose da fare, eh? Ma ovviamente questo è il bello della serie. Ah, e approfitto di questi attimi di tranquillità per ringraziare tutti del sostegno che le state dando. La serie sta andando benissimo. Che c'è? Lion, che c'è? In mare. Guarda in mare. Uè!
Esatto. No, Anna, no, Lion, sei arrivato qui, Marina, vuole dire che è una sfida per me e per te questo. Quindi tira fuori il cannone che ti ho dato, Anna, e spara a questo serpente marino. Sparagli. No! Brava, ancora, continua a sparargli. Brava sei, brava. Mamma mia, brava. Ma cosa ha droppato? Vedo delle cose. Credo siano le sue scaglie queste. Tutto fa brodo. E ci sono anche dei denti. E i suoi denti giganti anche. Bellissimo questo serpente marino. Non tanto forte, ma c'è stato, l'abbiamo ucciso velocemente. Ho anche preso abbastanza bambù. Secondo me così possiamo anche tornarcene a casa. Ne abbiamo abbastanza anche da piantarlo. Adesso non vuoi esplorare qualcosa? Perché no, ora non ho visto c'è tempo. Uno di... No. Lo so che sei desiderosa. Lo so che vedi cose in giro. Infatti io vedo cose, lo so. Voglio andare. Però dobbiamo tornare indietro. Tu vai anche a piedi, quindi è più lento anche. Purtroppo non c'è tempo, Anna. Che qui iniziano ad esserci tanti mostri e il posto ce è anche giusto. Ce ne sono un botto, Lion. Ok. Oh, Anna. Anna Lion, oh mio Dio, cos'è? È un mutante gigante come il tuo. Ma questo è di Alex ed è misto tipo con Lask, lo zombie del deserto. Che impressione, guardalo. Oddio, è tipo caduto di sotto nel muro. Ma questo va ucciso, non possiamo lasciarlo in giro. Ma di brutto va ucciso. Anche perché lo vedo ancora, si sta girando sotto di noi. Senti, fanno pure male questi mostri. Non ti preoccupare, scendiamo di brutto. Dobbiamo trovare dove cavolo è quel gigante. Perché quello lo è, vedi? Alex, Anna. Lo vedo, sì che lo vedo, è qua sopra. Porca, Anna, bocca, è enorme. Mamma mia, quanto è brutto. Usa il cannone. Sparagli, sì, attenta però. Indietreggia. Mi sa che spawna anche degli altri mostri. Guarda. Sì, mi sta spawnando un sacco. Anna, dobbiamo capire chi sta corrompendo tutte terra. Le cose. Dobbiamo capire cosa sta succedendo. Guarda, ha spawnato questi mushroom zombie. Li ha spawnati lui. E sono forti. L'ho visto. Non credo che abbia droppato niente. Era come se fosse una sfida per noi. Per capire ancora una volta che c'è qualcuno che ci sta remando contro. E secondo il mio messaggio, sono gli dei antichi. Velar, ma perché? No. Cosa gli abbiamo fatto? Cosa vogliono? Gli dei nuovi però. Quelli antichi sono quelli a cui dobbiamo chiedere aiuto. Quelli nuovi sono invece quelli malvagi. Non ho idea di che cosa gli abbiamo fatto. Però tant'è. Qui c'è un venditore, questi sono sempre buoni. Assomiglia a quello gnometto che abbiamo noi al castello. Però questa è la versione del Nether. Purtroppo non abbiamo niente con cui commerciare con lui al momento, ma non fa niente. Siamo qui per un altro motivo. Dobbiamo sempre stare attenti a qual è il nostro obiettivo. Ed è facile venire distratti con tutte le cose che succedono. Cioè, io non mi aspettavo di trovare un mostro. Ma neanch'io, così. Ma te lo aspettavi tu? Ovviamente no, ma del resto, guarda che... È strano che ci siano queste bestie così grandi, così strane. E non abbassare la guardia. Più che altro che stanno comparendo così in fretta. Perché prima, quando c'ero solo io, non è successo niente. Da quando è arrivato Stresa hanno iniziato a comparire. È vero. Dimmi che riesci a beccare un altro scheletro. Questo te qua. Te ne ha buttato uno giù? L'ho visto, però purtroppo non ha dato niente. Io ho anche looting sopra la spada, ma i teschi di questi sono... molto rari, quindi dobbiamo cercare ancora. Lo so, dobbiamo ritornare dentro la fortezza. Ne stanno arrivando altri, ce la fai a salire su? Io sono dentro la fortezza. Tu cerca di uccidere quelli che hai trovato. Che magari hai fortuna e il teschio lo trovi tu. Dai, droppalo questo cavolo di teschio. Vai che ce la fai! Non ti so neanche dire se l'ha droppato. Perché non vedo niente, non riesco a capire che cosa sta succedendo. Pieno di fantasmi. Ti stava attaccando un fantasma. Non ce l'ho neanche adesso, Anna. Tu hai preso qualcosa invece? Lion, ce ne sono un altro paio, sicuro lo troviamo. Manna, secondo me qua è più difficile di quanto ci aspettavamo. Il teschio è veramente, ma veramente raro. Lion, non dimenticare, quello ci serve per aprire un vault. E aprire un vault significa riuscire a salvare un altro amico. Quindi giusto. È normale sacrificarsi così. Giusto, anche se fa fatica, bisogna che ci sacrifichiamo lo stesso. Ne hai visto altri? Ce ne dovrebbero essere qui sul ponte, li vedo, sono qui davanti. Li vedo anche io, vai, dritta come un treno. Io uccido loro che ho looting e ho più fortuna. Vai. No, altro carbone, ossa. Ce ne sono altri tre, io vado in quelli più avanti. No, che se li uccidi tu non hai fortuna e non li uccidi bene, li uccido io. Questo, dai, droppalo sto teschio. Ma che carbone, solo carbone, sempre carbone. Niente. Niente di niente. Oh, sì, Anna, l'abbiamo trovato dall'ultimo ma che c'era. Ma grandissimo, lo sapevo che l'avresti trovato. Oh, finalmente, andiamocene a casa, finalmente possiamo aprire il dungeon. Lion, io non vorrei essere insistente, ma ho fatto un conto. In teoria noi abbiamo i lingotti che servono per farmi l'armatura, Te la stai sognando della notte quell'armatura, Mi sono stufata di essere un mammut. Allora
Allora sai cosa ti dico? Togliti quell'armatura che ti faccio quella nuova, d'accordo? Però no, aspetta. Sì! No, invece non è vero. Perché? Come perché no? Non è vero? Perché quella non è incantata. Te la metti, la rompi, la distruggi. Devi prima incantarla, metterci un breaking. Mending anche, che è necessario. Ce l'ho qualche livellino. Però effettivamente te la posso craftare. E allora stai indietro, Anna, perché il primo pezzo l'ho craftato. Il secondo pezzo è nelle mie mani, è bellissima, sì? Il terzo pezzo. E infine, per ultimo, il quarto pezzo della tua armatura. È vero? Fai vedere, ti prego! Erano sufficienti i pezzi. Allora, indossala per un breve istante, ma poi la dovrai togliere solo per vederla. Guarda quanto sei bella, Anna! Che bellino! Guarda come sei principesca! Una dragonessa! Sei bellissima e fortissima, Anna! È bellissima! Ti prego, fammela tenere, ti prego! No, Anna, sarebbe sprecata. Te la devi togliere, devi rimetterti il troll finché non avrai incantato questa armatura. Ti aiuterò a fare anche questo, stai tranquillo. Intanto terminiamo qui l'altare. Ci mettiamo dentro il bambù, così, tutto quello necessario. E la Wither Skeleton Skull combinata con l'altra che io avevo già nell'inventario qui nelle casse. Pronta a terminarlo, Anna? Prontissima, vado. Vai! Tadan! Ha funzionato! Abbiamo il nostro cristallo! Ma sono sempre così belle! Ricordati che chiunque decidiamo di salvare ancora siamo distanti, perché dobbiamo affrontare probabilmente tre Volt, tre dungeon. Lo so bene, non me lo far... Guarda, non ci voglio neanche pensare. Ogni volta sono sempre più difficili. Sono sempre più difficili e bisogna farne sempre un pochino di più. Sempre di più, sempre di più. Impazziremo prima o poi, Anna. Però ce la possiamo fare, dobbiamo farlo. Per forza, perché io voglio un'avventura al completo. Voglio salvare tutti, prima o poi... Tutti devono unirsi alla nostra avventura. Ne abbiamo bisogno, anche perché c'è una minaccia che da soli non riusciamo a fronteggiare. Esattamente, questa corruzione degli altri. Anche perché io ho paura che uno, se non è salvato, può essere corrotto di più. Perché tecnicamente tu sei con me, eppure il tuo golem è spawnato, quello corrotto. Pensa agli altri. Esatto, pensa se c'è qualcuno che viene corrotto ma non entra mai. Rimarrà solo quello corrotto. È vero, è verissimo, è vero. E per il momento quei mostri corrotti sono affrontabili. Ma potrebbero anche potenziarsi, potrebbero diventare più forti ancora. Per quello che sappiamo. È un rischio che non possiamo correre. Ovviamente no. Accendo il portale. Sei pronta, Anna? Sono prontissima. Eccolo qui davanti a noi. Ogni volta è un brivido di passione quando si accende. È sempre un'emozione. Ok, adesso devo decidere una cosa però. Voglio entrare dentro questo portale con te o voglio forse entrarci con Strecatto? Perché l'ultima volta, pur essendo un po' messo male, si è comportato bene, ha giocato bene. Tu hai delle cose da fare per conto tuo qui in giro? Ma io ho sempre qualcosa da fare, tipo finire di sistemare le nostre stanze, per esempio. È vero, io ho bisogno di una stanza per nascondere le mie cose più preziose, le armi che voglio tenere per me. Allora d'accordo, tu vai a fare la tua stanza, la mia è la tua stanza, e io invece mi vado a infischiare dentro il dungeon con Stre. Guarda cosa ho costruito fino adesso, tu devi vedere. È stato bravo, più bella che abbia mai visto. Ah, l'esterno è ancora da finire, va bene, lo accetto. Però l'entrata sarà molto carina. Oh sì, è quello che ci serviva, Stre. Milioni di minerali. E qua c'è tutto necessario, tutto bello. Basta scavare all'addiaccio. Da adesso in poi noi si scava come si fanno i pro. In una miniera così. Sono pronto. Però mi dispiace, ma adesso non è il momento di scavare. Adesso per te è arrivato il momento di una nuova avventura insieme a me. Sì, davvero. Però ti posso chiedere una cosa? Dimmi, certo, quello io, che... Allora, anche costruendo in miniera, anche costruendo nella notte, i mostri mi facevano un po' male. Ho già capito dove vuoi arrivare. Sono molto forti. Per me ormai sono gestibili. Ah, tra l'altro ti devo dire, prima eravamo nel Nether per fare la gemma, per aprire il portale, insomma, no? Ah sì, e che è successo? È spawnato un golem simile a quello dell'altra volta quando ti ho risvegliato, che era quello di Anna, te lo ricordi, oh, mutante? Sì, me lo ricordo, aiuto! Questo era un Husk, quindi lo zombie del deserto. Però con la skin, l'aspetto e le forme di Alex. Ma
no, ma non è possibile, ma lui non era ancora entrato. Proprio per questo forse, perché ancora non è entrato e quindi gli dei lo stanno corrompendo. Dobbiamo fare prima il marmostre, il marmo per fare le statue degli dei anziani. Solo così loro ci aiutano. Buoni. C'è scritto qui, cerca aiuto dai vecchi dei. I vecchi dei sono loro, Ade, Poseidone. Bisogna fare le statue per poterli pregare, altrimenti ma non ci aiutano. Ma non l'abbiamo ancora quasi trovato. Fidati che se ci mettiamo a scavare alla tua miniera lo troviamo e ne troviamo anche tanto. Sì, che bello! Allora, stregatto, è il momento. Io entrerò, tu dovresti entrare subito dopo di me. Carica, ci mette un attimo, quindi devi entrare subito dopo di me, ok? Io vado. Va bene, sono pronto. Ok, sto entrando. Entra anche tu, mi raccomando. Entra, Strecattinos. Sì, io sì, ci sì, sono. Sto arrivando. Allora, dovresti apparire dietro di me. Eccoti qua, infatti. Oh, sì, sì, ho caricato. Allora, vedo che abbiamo due modificatori dentro questo. Difficile, eh? Difficile. Due modificatori. È anche il mio primo. Il primo è che spawnano molti zombie, quindi devi stare attento. Il secondo è che siamo più forti, quindi facciamo più danno, abbiamo forza. Vedi l'effetto di forza. Piglia questo! Vediamo. Ma lo bravo. Uso con due colpi. Però attento, se muori qui dentro, perdi le cose e non puoi più entrare. Dai, ho fallato. Ok. Ci dovremmo dividere, quindi devi essere bravo. Devi trovare questi obelischi. Ce ne sono 5 in questo dungeon. 5 obelischi, sono tanti. Tranquillo che te li trovo. Ma sto piccolino che tranquillo, fastidio. È normale. Ci sono tanti tesori in giro. La cosa più preziosa sono le gemme. Gemme di ognuno di noi, di diversi colori. Se ne trovi, prendile. Ma mi prendi tutto. Mi impegnerò di brutto a trovare. E ricordati, per salvare un'altra persona, e ancora non abbiamo deciso chi, quindi nei commenti scrivetecelo pure, ma per salvarla servono i pacchetti di reliquie. Quindi quelli li devi trovare, li riconosci. Sono azzurri e gialli, molto belli, e ne ho già trovato due. Ah, okay? Sì, forse ho presente, ho capito. Mi raccomando, ti voglio eroico. Non voglio che mi vieni a piangere dicendomi che sei morto. Devi essere eroico. Ma non ti preoccupare. Ti pare che muoio anche se ho salvatore di ferro? Io sono forte, nel caso mi nascondo. Ah, non ti ho detto una cosa, ma penso che tu già la sappia perché hai visto le missioni. Non si rigenera ovviamente la vita, quindi sì, stai lo attento. Lo so, purtroppo. Ok, adesso dividiamoci. Io mi faccio un po' di giri, cerco di trovare i pilastri. Se tu ne trovi, mi raccomando, rimani lì. Poi io arrivo da te e li attiviamo insieme. Va bene, non ti preoccupare, lo faccio subito. Ok, un altro. Un altro? Ah, porca miseria. Butta la sabbia pure questo. Intelligente di quello di prima. Non sei nemmeno il boss. Che cavolo spawni qui? Che io perdo vita e qua non mi si rigenera mica. Oh, zio, sei più forte rispetto al Nether. Cos'è? Te la prendi con chi è solo? Eh? Me lo dovevo aspettare io. Da uno come Alex, che a volte queste cose le fa. Si approfitta di chi è solo. Muori? Perfetto. Mamma mia. Mi ha tolto un casino di vita, E io sono entrato qui con le migliori intenzioni, ma mi sono portato soltanto due boccette di vita. Anche perché altre non ne avevo. E come vi ho detto, iniziano a essere parecchio rare anche loro. Dai, ti prego, un pilastro. Non chiedo tanto. Un pilastro. Perché altrimenti qui casse ne stiamo trovando poche. Ho capito che tanto dovremmo fare altri dungeon per salvare il prossimo. Però almeno vorrei riuscire a trovare qualche pacchetto di artefatti anche qui. Altrimenti mi sembra di essere scemo che faccio tutta questa fatica per trovare niente loot, niente tesori, niente averi, niente di niente. Niente pilastri anche. Ragazzi, pilastro numero 1 trovato. Casse numero pochissime trovate, perché ovviamente questa volta non abbiamo la benedizione dell'altra volta, quella sacra delle casse del cultismo, no? E quindi è un po' più difficile. Però non è tutto male quello che viene per nuocere, perché qui abbiamo un altare di uno degli dei. È vero, loro sono malvagi, questo l'abbiamo capito, d'accordo. Però niente ci vieta di approfittare un po' anche noi dei loro poteri. Loro si approfittano di noi e noi facciamo lo stesso e ci approfittiamo di loro. Ecco qui. Loot dedicato a noi per aver ucciso questi mostri. Poco e niente, va bene, però meglio di nulla. Un opale dell'intruso, addirittura. Ah, a proposito, questo mi fa venire in mente, se magari evito di morirci, una cosa. Dobbiamo ricordarci però di utilizzare le abilità, perché io ho anche un'abilità per guarirmi da tutti gli effetti negativi. Ma se quando poi ne ho uno addosso non la uso, tanto vale averla presa, no? Vabbè, vi stavo dicendo, molti di voi hanno detto: Lion, ma non c'è un super cattivo, non c'è un'entità malvagia in questa Failcraft. Ragazzi, sinceramente me lo stavo chiedendo anche io. Vedo questi dei antichi che effettivamente hanno un che di super cattivesco, però allo stesso tempo manca qualcosa. E io ho un certo presentimento. Il numero 6 che firma i messaggi che noi riceviamo
può essere letto, l'hanno notato anche molti di voi, come una G. La lettera G ricorda ovviamente uno dei nostri amici, Giorgio, che da tempo non c'è più, ma che noi ricordiamo ovviamente sempre e teniamo sempre presente nel nostro cuore. Però ho notato che la sua statua, che pure è presente, con la mia speranza di dedicargli un giorno una missione, è strana e metà nera, come se fosse più corrotta rispetto agli altri, che semplicemente si sono trasformati in mostri, ma possono essere sconfitti. Quindi mi viene il sospetto, non è che poco è Giorgio in qualche modo alterato, o in qualche forma posseduto da qualche entità, dentro il gioco ovviamente, che è il super cattivo della serie? Sarebbe sicuramente un twist decisamente inaspettato, anche dalla mia parte, e non mi piacerebbe per niente, vi dico la verità, perché vorrebbe dire in qualche modo doverlo uccidere, e non mi piace questa cosa, era il contrario di ciò che io volevo fare. Però che ne puoi sapere, magari dopo averlo ucciso potrebbe tornare... Potrebbe essere una speranza stupida questa, lo so. A volte mi abbandono a dire scemenze, forse. Però è bello anche mantenere la speranza, a volte, di un innocente, ecco. Ogni tanto fa bene. Stiamo andando un po' a corto di mele d'oro, Sono un po' preoccupato. Però ho trovato un altro pilastro e ho trovato anche una chiave di killerite. La chiave di killerite apre una stanza del tesoro. E se abbiamo trovato la chiave significa che la stanza del tesoro pure non dovrebbe essere troppo lontana. A quello che ho capito funziona proprio così. E infatti qua vedo che ci sono un po' di blocchi strani, come se nascondessero qualcosa. Fammici un po' ingrippare. Sono abbastanza sicuro che ci sia, E deve essere da qualche parte vicino a noi dove siamo adesso, perché la chiave l'ho trovata proprio qui. E ciò significa che qui c'è anche la porta che cerchiamo. Ah, là là, eccola qui, lo sapevo. Ok, speriamo che questa volta non sia scarsa come l'altra. Apro. Ok, entro. Gemme ce ne sono tante, questo è un ottimo segno. Le casse però tuttora, a quanto pare, sono vuote. Questa cosa, ragazzi, è decisamente strana. Non dovrebbero essere vuote, dovrebbero essere piene, dovrebbero esserci delle cose buone. Certo, la cosa più buona sono le gemme, perché ancora non vi posso rivelare a che cosa servono, ma sappiate che servono per ognuno di noi, perché ognuno di noi, vedete, ha la sua gemma. Gemma di Steve, gemma di Mavio, gemma degli SCP, gemma di Piadina. Insomma, ognuno ha la sua gemma di Stre, vedete? E ognuno può creare qualcosa di unico utilizzando le sue gemme. Quindi noi dobbiamo trovarne tante, perché ne servono parecchie, e soprattutto dobbiamo trovare le gemme di ognuno, perché credo di Lionite, per esempio, forse ne ho trovata una o due, ma sono molto rare, Vediamo cos'altro abbiamo preso. Sempre Steve, Stre, ce ne sono... Ah, eccone una di Lionite, questa qui arancione è quella di Lionite. Abbiamo visite e il tempo inizia a farsi stretto, abbiamo 14 minuti, c'è tempo ancora, Però forse è il caso di iniziare a cercare gli ultimi pilastri, sperando che Stre ne abbia trovato almeno uno. Ho avuto un bel po' di difficoltà, però ce l'ho fatta, ho trovato un pilastro e me la son cavata come un vero leone. Oh, fiero di te, my friend. Qua c'era anche del tesoro che approfitto, se mi permetti, prendo io. Attento, tanto non poi... perdere vita. Tranquillo, tranquillo, quello che è mio è tuo e quello che è tuo è mio. Soprattutto quest'ultima. Sì, sì, non ti preoccupare, prima ho trovato anche i tesori, poi dopo appena torniamo a casa te li do anche. Va bene, allora, portale, altare, obelisco. Numero 4 attivato, ne manca soltanto uno. Quando attiveremo l'ultimo, come tu ben sai, dovremo affrontare un mostro preparato per noi da uno di voi. Siccome noi non abbiamo ancora deciso chi sarà il prossimo che verrà salvato, non sappiamo chi sarà il boss che verrà generato, diciamo. Esplosioni. Tranquillo, io so benissimo. Questo l'abbiamo già attivato però. Sono un po' perso, Stre, non mi ricordo dove siamo già andati. Senti, facciamo così. Tu vai da quella parte, io vado da questa parte e ci becchiamo. Il primo che trova chiama l'altro, d'accordo? Va bene, andiamo. Vai, vai, vai. Finalmente ci siamo. Ultimo pilastro e siamo pronti ad attivarlo. Poi che sono pronto! Ok, mi raccomando, cerca di non morirci. Non me lo puoi promettere perché non so quanto sarà forte il boss. Però cerca di non morirci. Vabbè, oh, sono eroico, non ho paura. 3, 2, 1. Ok, eccolo. Cos'è? È un enorme blaze azzurro.
C'è anche il mutant coso di Alex. No, è gigantesco. Aiuto. Ok, allora ascolta, dobbiamo concentrarci prima sul mutante di Alex, ok? Cerca di sparargli, cerca di colpirlo, perché questo spawna altri zombie. Ho detto che fa malissimo. Lo so. È andato a terra. Oh, meno male. Mamma mia, sei fortissimo. Adesso bisogna frecciare l'altro, che continua a spawnare altri mostri. Ma non ho un arco, provo a dargli da sotto nell'acqua. Provaci. Ma guarda, gli faccio abbastanza male. Credo che ce la facciamo, eh. Sì, ce la facciamo, Stre. Ce la facciamo. Ogni volta che mi si avvicina lo colpisco. Sì, anch'io, perché da lontano gli faccio meno danno. Attento che non voglio colpire te, che faccio molto male. No, aiuto, cerco sempre di stare fuori dalla tua gittata. Ok, ultimo colpo. È andato, Stre. Ottimo, non sei neanche morto. Che bello. E abbiamo anche preso un'altra boss crate. Queste sono piene di roba buona e c'è sempre un'arma o un'armatura leggendaria. Troveremo qualcosa di epico. Purtroppo c'è una cosa negativa però. Spero che tu ne abbia trovato qualcuno in più, ma io ho trovato pochissimi pacchetti di reliquie. Questo è il lato negativo del dungeon di oggi. Io li ho trovati prima, non so se sono abbastanza. Ok, vediamo se mi dici il vero. Sì, 12 totale, ottimo. Non bastano, sicuramente io ora posso anche provare ad aprirli, ma per te ci sono voluti due dungeon. Ti prego, dimmi che troviamo almeno qualcosa di bello. Faccio vedere, dai, proviamoci. Niente. È normale che però. Che tristezza, mi viene da piangere. Ci vogliono tre dungeon, quindi abbiamo fatto il primo. Per salvare il prossimo, che sembrerebbe proprio voler essere Alex, perché c'era il suo mostro. Ha dato tutti i suoi segni. Tutte le sue cose c'erano, però ci consoliamo bene, Stre, ci consoliamo davvero bene. Qua dentro troviamo tante ricchezze. C'è un'altra arma leggendaria, proprio come dicevo. Poi c'è anche dell'altro, però la cosa più bella è questa. Purtroppo è quasi completamente distrutta, ma è una lancia bellissima. Al massimo troviamo un modo per ripararla. Pensa, ha anche il potere di avvelenare il bersaglio. E i bersagli avvelenati fanno una nuvola di veleno che avvelena altri bersagli. Figata, ma stai scherzando? Contro i boss è fortissimo, soprattutto come quello di oggi che spawnava i minion. È vero, è buona davvero. Bisogna metterci mending, secondo me, e andare a farmare per fare tipo... Hai capito, no? Per fare esperienza e ripararla. Sì, la ripariamo tutta così. Allora, fammi fare così, prima di tutto. Sta venendo la notte, quindi utilizzo l'orologio che abbiamo trovato la volta scorsa. Ma quanto è forte sto orologio, è bellissimo. Ok, ora tecnicamente dovrebbe essere quasi mattina, perché abbiamo sbalzato in avanti il tempo. Ottimo. Il resto delle cose che ci sono qua dentro... Tra l'altro ci sono anche 4 pezzetti di Ancient Debris, quindi ottimissimo. Mamma mia, quanto è fortissimo. Io lo vorrei quasi, perché così mi faccio una bella armatura. Di netherite? C'è molto di meglio qui, Stre. E io posso essere il tuo eroe che ti provvede un'armatura per i tuoi tasche. Ti prego, sarei felicissimo. Bene, e allora, per oggi direi che non c'è più tempo, ma il prossimo episodio mi dedicherò al tuo vestiario interamente. Bene, ragazzi, direi che per oggi ci possiamo fermare. Anche oggi è andato tutto più o meno per il verso giusto. Anna ha ottenuto la sua nuova armatura, la prossima volta lavoreremo a quella di Strecatto e soprattutto siamo un po' più vicini a salvare un altro dei miei amici. Rimane il grande dubbio però. I messaggi che stiamo trovando, la mappa che adesso ho posato, cosa significano tutte queste corruzioni? Chi le sta facendo e soprattutto ci sarà un nemico vero e proprio, un super nemico in questa serie? Lo domando a voi, perché io al momento non lo so. Per oggi però vi auguro una buona giornata e Lion out!